5 minuti. Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri presenti in aula e non. Allora, l'oggetto è, tecnicamente sarebbe il trasferimento della UOC riabilitativa codice 56 dal presidio ospedaliero di Ortona ad Atessa. E non ne voglio fare assolutamente un discorso di tipo campanilistico, ma semplicemente entrando nel merito di quella dell'interpellanza vorrei effettivamente capire che cosa sta succedendo dentro la ASL 02. Forse io non sono poi così ottimista come il... Anche perché mi rendo conto effettivamente che tutto ciò che accade sta portando a dei problemi seri su quella che è la qualità dell'assistenza e delle persone che vengono assistite all'interno di questa azienda. Con la delibera della Giunta regionale, la 824 del 25 ottobre 2018, veniva preso atto ed approvato l'aggiornamento del documento tecnico di riordino della rete ospedaliera. Questo documento assegnava al polo ospedaliero per Nobile di Ortona la specialistica di recupero e riabilitazione funzionale. Quindi una UOC riabilitativa con codice 56. Per non addetti ai lavori, quando parliamo di codice 56, parliamo di persone che hanno necessità di una riabilitazione complessa per il loro stato di salute. Con la delibera numero 583 del 24 luglio 2020, con la quale ci tornerò tra poco, il direttore generale della ASL, Chieti Lanciano Vasto, ha provveduto a trasferire la riabilitazione codice 56 dall'ospedale di Ortona all'ospedale di Atessa, quindi si attendendo quanto previsto dalla delibera di giunta 84 del 2018, che a tuttora mi risulta vigente. La riabilitazione è un processo nel quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, con la miglior restrizione di quelle che sono le scelte operative, pur nei limiti della sua menomazione. Attualmente, però, scusatemi, io sento la voce di qualcuno, rientro, Presidente Sospiri, sento anche la sua, se potete gentilmente, perché poi... Chiedo scusa, Sara, grazie. Come lei sono qui dalle 10. Quindi. Lo so, grazie. Il numero di fisiatri per la UOP di abilitativa in codice 56 sono 3 per un numero di 22 posti letto, con notevoli disagi sulla turnazione, sulle ferie, sui permessi, sui congedi e la qualità dei servizi. Vista la complessità di quelli che sono i pazienti e il continuo turnover, bisognerebbe verificare il rispetto dei requisiti specifici per l'accreditamento di queste strutture, che per il numero di fisiatri a me in questo momento non mi sembra particolarmente conforme alla normativa. Il numero di fisioterapisti attualmente in organico non permette quelli che sono i 60 minuti di riabilitazione per ogni singolo paziente in codice 56. Vado oltre per essere breve, se no tra qualche minuto il Presidente Sospiri mi richiama. Le condizioni attuali logistiche all'interno dei nuovi locali, quindi parlando dell'ospedale di Atessa, non sono assolutamente conformi. Lei pensi, Assessore, che una fisioterapia che non ha la palestra... Ci fermiamo qui, non andiamo oltre, perché già questa cosa fa ridere di per sé. Dove la riabilitazione viene fatta lungo i corridoi, non si può raccontare, non tiene. Ma tornando alla delibera 58, si prevedeva proprio all'interno della 58 un servizio di diagnostica primaria che veniva gestito attraverso il supporto anche formativo della clinica radiologica di Chieti. Quindi c'era la possibilità di averlo, ma non lo abbiamo. Che le attività ambulatoriali di cardiologia, geriatria, ortopedia, chirurgia ed endoscopia digestiva, diabetologia e reumatologia dovevano essere riattivate da Atessa e non sono state riattivate, considerando per di più che Atessa, nella rete Covid, è considerato un centro riabilitativo strategico di tipo regionale. Ci abbiamo messo 48 ore, Assessore, a smantellare l'ospedale di Atessa e non si sa quanto tempo ci vuole per ripristinare queste attività ambulatoriali, ed è per questo che io non faccio un discorso campanilistico, che ben venga, se voi lo ritenete opportuno, che la fisioterapia stia da Atessa, ma se deve stare da Atessa deve avere la possibilità di poter lavorare, altrimenti si mettono a rischio i pazienti, ma non solo, ma anche gli operatori che erogano i servizi.
I servizi di pronto soccorso, laboratorio analisi, un secondo, arrivo a termine che deve arrivare. Analisi, farmacia, afferiscono al presidio di Lanciano. La carenza di anestesisti già sollevata prima e tanto non troverà risposte, sappiamo che questo è successo al concorso. Ma le domande sono a lei, assessore, quali misure intende adottare la Regione Abruzzo per sanare le criticità evidenziate? In che tempi e in che modalità, voglio sapere oggi della sua risposta, e quali garanzie potranno essere date all'erogazione qualitativa delle prestazioni interne ed esterne, vista quella che è la conclamata carenza di personale? Sì, nel provvedimento del decreto commissariale 79 del 2016 viene riportato espressamente che a seguito della riconversione del presidio ospedaliero di Atessa i posti letto del codice 56 vengono trasferiti nello stabilimento di Ortona. Nel successivo DCA 96 del 13 agosto 2016, dove si parla proprio degli interventi di piano di riqualificazione del servizio sanitario abruzzese, riguardo alle attività erogabili presso l'ospedale San Camillo di Atessa, vengono individuate le attività cliniche e diagnostiche da garantire nel predetto presidio e demanda all'ARS 2 l'organizzazione delle stesse, ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni. Con un successivo provvedimento, che è il 642 del 7 novembre 2017, la Giunta regionale, nel prendere atto della proposta avanzata dal Comune di Atessa relativa alla riconversione del presidio ospedaliero in ospedale di zona disagiata secondo i criteri del DM 70, ha stabilito che nelle more della rielaborazione della proposta in questione la ARS 2 interrompa le attività di razionalizzazione, garantendo presso il presidio di Atessa l'erogazione delle attività di cui al DCA 96 nel prioritario interesse della salute pubblica, ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantire sempre la qualità e la sicurezza delle prestazioni. Pertanto l'unità operativa di riabilitazione nella programmazione regionale di fatto è ancora incardinata presso la struttura sanitaria di Atessa nelle more della definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera tuttora al vaglio degli organi ministeriali. Quindi si rimanda all'esito dell'approvazione della proposta di programmazione inviata al Ministero per le decisioni definitive dell'allocazione della unità operativa. Prego, consigliere. Assessore, mi perdoni, non è una situazione slobby e portiamo avanti e indietro quella che è. Noi avevamo la delibera di giunta, ma io non ho nulla in contrario, gliel'ho detto. Anzi, io sollecito e ancora oggi, ancora di più, la invito nell'asse strategico di quella che è la futura rete a dare un ruolo fondamentale. Io ho il ritorno, qualcuno all'audio aperto, scusatemi, sento parlare sopra. E stavo dicendo, io auspico che Atessa abbia un ruolo fondamentale, ma lei deve comprendere che in questo momento l'audio aperto. C'è la carenza di... Nessuno l'audio aperto, io lo un po' stiamo di ritorno. Controllando. Grazie. Grazie Presidente. Io nel quesito le chiedo espressamente, innanzitutto, come intende sanare con tre fisiatri, come si pensa di andare avanti? Con il numero di fisioterapisti, come si pensa di andare avanti? Nonostante che abbiamo la possibilità di reperirli, e qua in questo caso non possiamo dire che questi specialisti non rispondono. Ma ancora di più, bene che la riabilitazione è stata Atessa, avete deciso che è stata Atessa, va bene che il manager scelga che sia Atessa, superando quella che è la DGR, ma come fa ad stare ad Atessa se Atessa e le attività ambulatoriali non sono state ripristinate? Cioè, lei sa che se una persona ad Atessa che fa riabilitazione si sente male, il fisiatra di turno deve trovargli il posto letto innanzitutto, e questa è una follia dentro la stessa ASL, ma per di più deve attivare il 118 per trasferire il paziente.
cioè per garantire praticamente al paziente una sicurezza. Non si può neanche, non ci si può neanche attivare in un paziente neurologico su quello che è lo stato di emergenza, perché quella struttura non permette di attivarsi sullo stato di emergenza. Se ci avete impiegato 48 ore a svuotarla, ce ne vogliono ancora meno a ripristinare il tutto. Perché non si fa? La scelta è quella di avere riabilitazione della testa, che ben venga, anzi le dirò di più, facciamo qualcosa in più per la testa, perché è rimasto un contenitore vuoto soltanto sulla bocca della politica, dove ogni giorno qualcuno si sveglia e dice la testa avrà un ruolo strategico, ma la testa continua ad essere un contenitore vuoto che fa parlare soltanto la politica, ma non dà un dignitoso servizio ai cittadini. Grazie consigliere Taglieri.